Qui c'è un filo chiarissimo. E poi c'è quest'altro bordo. Quindi questo fa così e via. Adesso, anche questa mi piace, questa linea come è venuta, è giù dritta così, e c'ha. Perché questa mi dà un senso della spanciatura. Mazza quanto è difficile una barca. Ho capito perché non volevo fare mai marine. E va così, questo da qui viene qui e fa così, qui se ne va giù, forse questo chiglione è troppo grosso, però ce lo teniamo così, anche perché poi c'è questo andamento, vabbè, ce lo teniamo così, qui gira e va qui, qui fa così e se ne va sotto. Questo linea che va ripresa. Questo io sto facendo un sacco di segni perché la penna sul che io dovrei fare delle linee così lisce lisce precise, ma sulla grafite la penna avrei dovuto trovare un pennarello, ma non mandava ad alzarmi. Sulla grafite che c'è sotto la penna non attacca bene, questo è. Chi ste ho fatto? Allora, poi qui ci abbiamo, questo fa così. Questo c'è una linea così. Qui abbiamo detto che ci abbiamo una e due. E un po' correggo il disegno, eh. Questo qua dietro fa così e fa così. Questa linea la devo segnare. Qui. Facciamo perdere nel chiaroscuro questo. Allora, intanto cominciamo a mettere un po' di. No, me lo pulisco. Allora, vediamo un po' che succede. Se pulisco con cautela.
arricchisce la barchetta. Ah, questo anche devo fare. Continuiamo domani.